Eccoci qui per il secondo tempo di Milan Fiorentina. Secondo tempo, giusto da poco più di minuti, sempre Milan e Fiorentina, 1-1. Ora attacca la Fiorentina con Saponara. Prova a scartarlo, la mette Saponara, forte tesa, attenzione sulla linea di passaggio verso Cabral. Mandragora. Sì, la coca. Il controllo. Prende. Su Anthony Barak. Come fanno trattenere la vedono rosso nero e prendono il cartellino giallo. Ah, vedo, è prendendo con la destra sinistra si muove, cerca di far giocare la squadra. Quel Milan quando può è a campo, si fa pregare a Cella. Perienca. Perché sa che la pericolosità del francese quando il trequartista, quello per la svolta tattica a livello di prestazioni e di risultati per la Fiorentina. Buonanotte, sì. Ci vedevo la parità tempo qua. Rappresenta il fulcro. Ed è quella l'ho finito io. A mancare a livello di fortunio. Vai. C'è Buonaventura, grande ex. Oggi lo sto bevendo. Sì, no, è in panchina, ma probabilmente utilizzabile. Il problema è la costa. Ha testato le sue condizioni nel riscaldamento, ma non ce l'ha fatta. Era la più formazione. Ma arriva, Amrabat. Ah, Cristian Orlandi, ciao Cristian! Amrabat. Venuti. Qua è migliore al momento, 1-1 al Milan. No, speriamo bene qua, vincere oggi. Superare in velocità. Tatarujan. Orienta il controllo e lo orienta bene. Scappando a due avversari per Diaz. Stefano si gioca. C'è Calulu. Calulu! Grazie, Cristian, saluto. Leo Olivier, come si può dire a Giro? O se è Leo Olivier o con Berbero? Oggi mi scommetto. Grande parata del portiere Viola. Ha morito Saponera. Deve fare questo, Milan se vuole pensare alla Fiorentina. Grande giocata di Ibrahim Diaz, di forza, di volontà. Se lo strappo di Ibrahim, la collisione con Saponera che poi è stato anche ammonito. Poi lo sfido. Ha messo dentro un gran pallone. Ma guarda! Sono entrato! Con la mano, con la cazzo di mano maledetta! Era di posizione perché andava a coprire. Se non mettiva la mano con il spinto, ma stava scappando dentro. Taglio di Giove da attaccante, è vero. Ha aspettato, ha alzato la testa a Calulu. Voleva quel momento. Forza Bari, sempre forza Bari, Cristian! Oltre a me. Icone. A me è morto. Il fraseggio della Fiorentina. Che avanza a destra, Benuti, Hernandez, Benuti che si addolce. Calma, Hernandez è calmo. Solo rimessa laterale, dice Sozza. E che svegli? Poggia, e tu poggia. Abbiamo il po' durato, si vede questo secondo tempo. Viene la Fiorentina che abbiamo solo puntato di 1-1. Dato prova di saperlo fare, che ce ne fosse bisogno ultimamente. Vogliamo fare un impatto? Deve sapere già l'attacco offensivo, cioè di dare intensità e dare ritmo, come chiesto anche dallo stesso Pioli. Io ho 27 tagli qui. Mancati, in particolar modo contro la Cremonese, nello 0-0 di mercoledì. Cross! Sinistra da Teo Hernandez, che mette giù, le punta la porta, da velocità. Leo stava quasi per fare la doppietta oggi. Ma De Pia? No. Sì, sì, sì. Era gol, era gol. Calcio d'angolo per il Milan. Attenzione, parte il calcio d'angolo. Grazie, Sofì! Deve attraverso tutta l'area di rigore, non ci arriva nessuno! C'è un Tonali o la palla che mette in mezzo, voglio rivedere questa palla, non è fuori gioco, perché posso dare la palla. È Brem Diaz che è fuori gioco, ma Ciao è nella posizione corretta. Ah, è passato. La palla era per Brem Diaz, che era di là, da lì era molto bravo a risalire. Mi ricordo, gli porto tuo padre, la guardia a me, si rimane dietro con l'uomo, qua è molto bravo. L'allenatore italiano a risalire, anche di pochi metri, mentre è fuori gioco. L'attaccante del Milan.
malissimo. Io non posso dire. Rinvio. Capral, chiuso da Ciao. Miraghi. Verso l'esterno. No, perché se bianco la fare in tutte forti, tu non vogliamo fermare forte. Poi il dibattito con i libri, mi sono la pillola lì, non mi devo intero. No, ho sempre avuto un po' di intero, stavo stupendo via 30, non mi resta a terra. No! È utile che mi sono un tappeto di momenti. Ma non è così da me! Ci credo a me! Vada, ora il Dio! Dio di battuta! Ma non è così da me! Sì, Kratos. Io dico sveglio per Kratos, come ho fatto? Sveglia sveglio molto. Wow, sì. Hai buono. Insieme a Dante Rebic in quella squadra. No, no. Filip Kostic. Beh. Miglior giocatore della Fiorentina con 7 gol. Ma io non stavo bevendo, non ho visto il tiro. Non ho visto il tiro. Conference League. Telecamere su Marac. Rimesso laterale. Doppio cambio nelle pie. Destro Origi. Allora esce Brian Dietro. Questo bravo. Colpo il pagliolo e dentro Origi. Origi al posto di Brian Dietro. Destra a posto di Ciao, buon, per rimanere giù, dai, come finirà lui? Ma me lo sento proprio nelle ossa della carta, perdono. Lo sento Brian proprio. Diaz e Malik Ciao, dentro Sericinio Destra. Il destro è buono, spinge molto. Offensivo, difensore offensivo. Quello che vuole più visita, vuole isolare questo 2 contro 2 con... Anche se c'è un po' con lui con destra, perché lui si può avere più rigore, quindi vuole ricomporre la linea centrale dietro, con destra competenza per la lampiezza. Se vuole che va a fare il centrale vicino a Ficaio Tomori, e Calabria mi stava bene, dal nostro Davide Bernardi, si è dato altre indicazioni ai suoi giocatori, poi saremo anche a bordo campo vicino alla panchina di Vicenza. Buona! Perché Leao continua a correre a cavalcare, rinforza la sera. Leo! No, controtempo! Arpione il pallone, difensore della Fiorentina. Non sono più quota sesimo di questo secondo tempo. Basta ribatti in testa, Fiorentina. Ora prova ad avanzare. Indicazioni a Origi, soprattutto sul possesso palla della Fiorentina. Quando la palla c'era sul portiere, vai a Fiorentina. Cerca di impostare, ma ci risponde la viola. Non sa Saponara. Ma guarda che quello che fanno, non è? Cerca spazio, ne ha poco. Allora i corri, non c'è Gerard Fernandez. Corre in orizzontale, Amrabat. Vabbè, guarda che è forte. Una serie di finte. Origi, questo buco di passaggio dell'Etna. A destra di Amrabat, ma scende a sinistra, Piraghi. Lezione, che tiro! Però per fortuna per noi strozzate completamente sballati. Grazie signore, grazie. Sì Riccardo, perché il Milan stava prendendo le misure con le verticalizzazioni della Fiorentina. Ma che mi chiama! Come sei, Prude? Ma no! Io rido per sborsare un po' la sua vista. Aumentando i tiri del Milan.
Dopo quella doppietta che ha fatto più bene quest'anno. Non puoi ricordare di ridere, abbiamo fatto subito per Brian Abrosi. E lo sai bene. E con la Juve, ricordo, che l'abbiamo troppo maglio quando avevo fatto più bene da finale. È evidente, ecco per lì. Italiano fa il quarto uomo protestare. Materiale per il VAR. Possibile calcio di rigore. A noi! Forse rigore a noi! Forse rigore a noi! Forse rigore a noi! Monito anche se con era! Ma non l'ho visto successo! Parlo con te, non l'ho visto successo! Rigore giù, e allora noi ne approfittiamo per andare dal nostro Luca Marellinga. Ah, quale contratto? Non ho capito. E ora batterà di rosso. C'è rigore, la batterà di rosso. La decisione assunta sul campo del calcio d'angolo, perché come avete giustamente sottolineato, devo rivedere le repliche. Ha preso il pallone Tomori, ma poi vediamo, vediamo, wow, wow, wow. Del piede destro, ha preso lentamente il pallone e l'ha deviato in calcio d'angolo. Infatti qui ancora non vediamo. Non capita loro a noi. Ma ora sì. Anticipato questa chiusura, no, lui è tramite a loro, mi sa. A Milenkovic che sarà soltanto calcio d'angolo. Vedi, quello è entrato, forse era loro. Il pallone è tutta. Arriva prima la discriminante, se tocca prima il Cole col sinistro, invece nel secondo slancio col destro e provo a chiudere la caviglia andando sul pallone. Ci vuole per fare il calcio d'angolo, la prima volta, ma doveva fare così, altrimenti non è E anche la Fiorentina che quando sforta le riparte ogni volta che tirano lo strino quando no, è destino, destino e infatti è scritto così nelle stelle, dobbiamo dare la risita da ora la salsa che è funzionata. A calmare un pochino gli animi, Baraka che è continuato a protestare con sozza. Il pedalò, mettiamo una palla di solito. Ma quanto tempo ti fa il pedalò?
Bene, ci becchiamo 5 ore su 3, facciamo una minore. Sono belle due cavalli. Ci portiamo le bosse di Silvio. Abbiamo un po' di e se no, non si può fare un po' di tempo. Ma la sbagliata anche dalla Fiorentina nel primo tempo. Un palleggio facile. Mentre in difficoltà, ad esempio, il Milan ha alzato il pressing con l'intensità. Ora è un po' al contrario. Calcio di punizione per il Milan, siamo giunti al 63esimo di questo terzo secondo tempo. Il terzo battuto in realtà. Secondo palo Giro chiuso. Fa pennare il pallone Milinkovic. Mette fuori. Ancora il Milan. Leao. Leao. Calulu questo Giro sponda, ma che mostro è Giro destro sbaglia Giro con un motto di sponda dopo segnare pure sponde destro deve esagerare il suo attacco per il Milan bella sera Calulu sia il Milan che la Fiorentina dovranno questo qua l'ha detto più del presidente richiamare Salvatore pazienza prima di quando quel pallone Giro dai Giro perché c'è un grande pressing squadra che si cura no messo lì situazione pazienza trovare poi il varco giusto no a noi però deve battere qui ah no il cambio la Fiorentina il momento di Duncan e di Jovic quello è perduto sentire quello esce Cabral entra Jovic la Fiorentina e esce Mandragora entra Duncan allora non credo cambi a livello tattico scusi di Coccola italiano anche nella sfida contro il Milan entrano Duncan e Jovic per Mandragora e Cabral è vero? Non so come sa che si chiude con la punta la devi tornare da Tonali Calulu risposta riceva da io lo tolgo da contro io perché ti tolgo contro il Calulu per Benasser è libero per un attrezzo a metà tra Origi e Raffaello Iconi attenzione prova a scappare tutte le frettine viene fermato riparte il Milan quando siamo al 76esimo di questo tempo la rinascita di mia madre vai Leo, me lo pigliamo, si dice che è un po' giunto. No, sotto di me. Questa però è un'occasione per il Milan, perché Leo poteva puntare in velocità Milinkovic, si è accontentato di un cross. Doni, che devi capire i tuoi. Bordo campo, Davide. A proposito della posizione di Milinkovic, che senza palla parte da destra, ma quando poi la palla invece ce l'ha il Milan, deve di fatto fare la mezzala e funge da alternativa. Dai, che ce la facciamo, dai! È il bufale! Sì, l'ho visto in precedenza, c'erano movimenti in apertura, quando c'è tanta pressione, soprattutto su Tomori, Calulu, e Benassero Tonali che si sfilano, deve essere lui a portare... Interrompiamo in caso di gol, voleva dire, quando si sbuttava, se sai... Saponara, Benassero, non Tonali, Sergio Testa, fallo di Duncan... Quando tu sai che bisogna di un punto, niente, il Milan, posto di prezzo sarà quello. Duncan, considerando anche il giallo per Mandragora, un rischio allora, che il campo Fiorentina sta affrontando tanti duelli con i centrocampisti di Pioli. Allora si copre da questo punto di vista, sotto questo aspetto, ovviamente parliamo di due giocatori diversi, Duncan e Mandragora, Mori. Più ciumitri, sicuramente più sostanza, più muscoli, più fisico. Calulu di duelli di uno contro uno, quindi Rosti Calulu adesso Giroud sponda per Tonali Fernandez
non si vede la differenza con Terra di Lua, eh? Con la Cremonese Sì, l'avevamo no. spaccata, come dici tu, eh? A Lulu. Calulu. Destra. Vieni dietro. La prende addosso. Poi scatta. Avanza destra. Destra. Ancora destra. Destra. Fuori dalla baracca. Chi è? La sinistra Tonali che Tonali, sbaglia. cross, ribattuto. Il cross in aria, però la palla è ancora lì. Ora prende il recupero del Fiorentino. Attenzione, eh. Arriva Tomori. E la dà la Calisani. Il 68esimo di questo secondo tempo. Dai, che la devo fare per forza. Bene. Non c'è il gioco da spostare. Ora Tomori. Sì, a proposito di chiusura del 2022, ha fatto un anno straordinario. Ho detto tutti, mandati. Strano che è stato che non l'abbia coinvolto. Considerando che poi ti ha chiamato anche io, ti spiace di più. Granché. Provaci! Ah no, provaci a fuori! Manchester United! Che bello, mi sta qui! Qui nasce la divisione per la non convocazione di Fabrizio Spalletti della difesa di Stefano Pioli. Provaci! Prende fuori campo la Fiorentina con il suo capitano, figlio da parte di Jovic! Oh! Catarizzano! Yeah! Oh, ci posso una passata! Dentro di Luciano che salva il Milan! Elmi! Giocata di classe di Jovic, velo e poi inserimento. Calulu fa una gran chiusura, Tatarusano è bravo a negare l'autogol. Jovic ci mette le mani nei capelli. L'autogol! Meno dinamismo di Cabral, ma più fantasia, più idea di calcio. Sì, non ho toccato io, Calulu. 6 gol, le ultime 8 è una fiducia ritrovata per l'ex attaccante di Real Madrid e di Eintracht. Sono tante, si fanno sentire anche i tifosi della Fiorentina. Angolo per la Viola, l'ennesimo da quella parte, Biraghi batte. Angolo per Fiorentina, Tatarusanu c'è ancora! Tatarusanu! Destra sulla corsa, ma è molto bravo per Abraham a leggere il pericolo, a leggere la situazione. Terracciano. Grande forza, grande prova. Siamo giunti al 70esimo di questo secondo tempo. Il gioco fermo ancora sul 1-1. Una prova di partire Fiorentina. Dinamismo, letture, geometrie, no, da tante cose si percepisce che Amrabat è tornato, sta tornando sui livelli dell'anno scorso dopo l'inizio, sicuramente non all'altezza delle aspettative. Sì, molto la Fiorentina. L'inizio della sua di palla. Già quest'anno qualche partita aveva già fatto. Colpo di testa di Amrabat che avevamo voluto rivedere. Calulu, cosa succede qua? Intraprendente comunque la Fiorentina. Diversi grattacapi da dover risolvere per il Milan, adesso anche con l'ingresso di un attaccante frisco come Luka Jovic. Stavo segnando Giro, stavo segnando Giro, vuole segnare. Devi segnare Oliviero Pomerbero, per piacere, eh? Oggi più che mai devi segnare. Leao. Mezza rovesciata di Pino! E si perde sul pomero. Era difficile per il segnale. Avrebbe dato un euro gol. Però è un po' più che non c'è. Si può anche più Ibrahimo che ci vuole dire. Ma i due uomini dentro l'aria. Origi Giroud possono mettere in difficoltà la Fiorentina. Mi sembra toccato. Mi sembra toccato. Stavolta non calcia in modo pulito come invece è successo. Non avrebbe potuto fare niente da quel tipo. Non avrebbe potuto far nulla per la partita, poi il doppio giallo per risultanza. Dai Oliviero, un tiro per vinto, lo farai a fare un gol. Ancora Brown, sono quello dell'altro, un braccio di Brown. Però secondo me non è il caso di mettere questa punta. Un po' di tempo, prima che riescano a rientrare, però oggi ho detto l'ultima del 2022. Milan, come tutta la Serie A, tornerà in campo il 4 gennaio. È arrivato al 72esimo in questo secondo tempo. Stefano Pioli. Con la Fiorentina in posto di palla. Icone. Baracca, sempre Tomori molto attento. Tomori va a chiudere questa palla. Guardando la rimessa laterale, già battuta. Urichi, Milenkovic a combattere con lui. Attenzione, ancora la Fiorentina in posto di palla. Davanti alla Fiorentina, Saponara, gli gira attorno Biraghi. Saponara in buca per Luka Jovic. Sbaglia con le Fiorentine, la palla arriva da Tarusano. Ha cercato di interagire con l'attaccante serbo Riccardo
Saponara, che fin qui Marco ha giocato una buona partita, no? Di ritmo, di livello, anche secondo le giocate che ha mostrato. Ah, 40, sì, 40 secondi, la qualità dei piedi ne ha di più di 30, Nicoleco, magari meno esplosività, ma intelligenza tattica e qualità. Riparte la Fiorentina! Il mormorio di San Siro. Fiore, vuole una strada tredicesima di prossimo tempo! Hernandez, Tomori, 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 Leao che viene anticipato, mannaggia la miseria. Leao, rimani sopra, che cazzo, dove vai? Sono sfortunato. Vabbè, ma che vuole, ha scritto la mano. Sono nel DNA. Sono quelle veloce. Arrivo fuori dalla difesa, arrivo fuori. Non riesce a impostare sul pallone. Allora arriva Hernandez. Oh, fallo. Oh. C'è la campo per Ternan, sa che quando la prende può far male. Mi avessi costretto al fallo in precedenza. La posizione di Messer ne è messa la speranza, no, la gamba dai Cone che se l'ha liberato dentro l'aria per calciare. Fatto anche un giallo per credo pure l'allenatore sta la conferma dalla grafica 16 minuti in precedenza, ha piantato uno scatto fuori dalla propria linea. Stavo accelerando, cioè, no. Vabbè, allora, mo un fallo, si ferma, no, adesso Moriculio invece su Teo Hernandez e le proteste di Italiano. Ma proteste, quello è un fallato. Conseguentemente i cambi. Intanto... No, ma da solo. Ma a chi? Io quando cosa fa il furto? Poi lo rende la sballata da... Quello è come Hernandez. Casa Fiorentina, dentro Kwame e Terzic, fuori Barak e Savicovic. Bordo campo, Fiorentina in aria. Sì, Riccardo, avevi visto bene, giallo a Vincenzo Italiano. Bravo, la molla, non è stato fermo un attimo in questi 74 minuti e oltre di partita dialoghi continui anche con il quarto uomo di Bello, perché Italiano e la panchina della Fiorentina spesso e volentieri si sono trovati in disaccordo con molte decisioni arbitrali della partita. Adesso mi sembra che la Fiorentina sia messa a 5, vediamo meglio, con Terzic, Mirago un po' più stretto, davanti Jovic con Guavè molto vicino. L'attaccante scelta questa, no? Nel finale di partita mancano 15 minuti di Italiano per quantomeno conservare questo importante scelta questa, no? Nel finale di partita mancano 15 minuti di Italiano per quantomeno conservare questo da capire poi la posizione di Iconè, perché è un po' ibrida forse. Iconè sembra in palla oggi Jonathan Iconè, che però sbaglia il tocco con Tonali. Avanza, fa la fine, Tonali si alza anche. Guarda, Leao il tiro, ma cosa ha fatto Giro? Ma porca, che fantastico, ha fatto Giro, come sfortunati in questo, chiari mentre ha fatto. Iconè rientra su Terracciano, controllo con l'esterno e rinvio direttamente il fallo laterale. Milano non crederci, forse fuori gioco di giro di un'altra volta una bandiera, quando riparte Mari segnatela questa, sempre Giro e poi Giro l'altra volta che ritrova la bandiera spazio e sono volato le due spoli stoppato questa conclusione. Milano sta crescendo in questi ultimi minuti. Fiorentina con la mossa Kwame, è scenato Kwame Jovic, quasi 4-4-2. La Cremonese, con l'espulsione ha pesato molto per fare la Cremonese. San Siro, che considera fin qualchina contro il gol di Ciro Immobile. Adesso Kwame fare quasi la sporta di Luka Jovic. Entrambi si faranno aiutare anche dalla freschezza, dalla brillantezza fisica di Alexa Terzic. Anche terzino destro quest'anno, lui che è mancino naturale. Destro! Ancora destro! Avanzata, poi stop e go, ancora Sergio destro. Destro! Tonali! Tonali! Leao lavora Leao! Impedisce Tonali! Leao! 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 Cross in aria!
Bonelli ribattuto. Hernandez ribattuto troppo. Tomori. Des. Des. Non era quello, ma quello! La palla sbattuta su... Ha voluto su Origi e è andata a lui! No, ha colpito male lui! Se la colpiva per quella, ragazzi! Sì, messo! Sì. Messo, sì! Non ci vogliono credere! Non italiano che richiama... Un piacere di vincere, facciamo dai! Fino a che l'arbitro non fischia, se bevere! Manca un quarto d'ora, con questo non mi piace. Gli toglie palla tonale, riceve forse anche un pestone. Torna a cantare Sanzino, torna a Ruggine. Vai, vai, vai! Vai, Giro! 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 Ci possono essere, con la posizione di giocatore fuori gioco, per la sera poteva anche mettere la meglio, quindi può stare meglio, era fuori gioco, ha temporeggiato forse un po' troppo in questo caso, ma questo il tizio c'è il tassi a continuare a giocare, eh? Sì, come si ha? Non si riferissero a quella circostanza da gol per il Milan, l'occasione finale servito a dovere, fatto un movimento molto simile a chi è che dice ora non usa per però vuole sapere dove sono i miei soldi a rispondere di tanto Spezia mentre in tribuna Gazzinis vicino al presidente ora non usa per però vuole sapere dove sono i miei soldi a rispondere di tanto ok io gli do il porcento con la Ricky Massaro The Mask Franz Code Dorian 30 minuti in questa serie. Dai, siamo giunti all'ottantesimo di questo secondo tempo. Ora la palla ce la Calulu. Scurpio il capitano della nazionale. Des. 21 del Belgio. Grazie. Vai, Ismael. Dai, per qualcuno. Ismael. È sempre entrato bene, con decisione, con energia. Ancora Ismael, grazie. Le giocate giuste. Verso destra. Anche se non avete giocato molto poco. Prosti, Des. Proprio del giocatore della Fiorentina. Ora la palla arriva per Hernandez. Centro del campo si arrabbia tanto e lascia scorrere la palla in quella serata. Sì, perché vorrebbe che salissero, che portassero un po' più di pressione. Però la Fiorentina ha speso tanto nel primo tempo. C'è anche un po' di stanchezza degli uomini italiani per questa linea alta, continua a portare queste continue pressioni. Quindi non è facile. Ma vorrebbe qualche palla proprio giocare. In questo caso si è mossa benissimo la linea italiana, mandando in fuori. Il giocatore del Milan, Origi, deve stare attento perché sono posizioni che devi risalire con la linea della Fiorentina. Poco fa avete visto anche il suo parole di un supermercato commisso che è tornato negli States. Allora, no! Madonna, mi aiuto! Chi sta a terra là? Mi è venuto a terra là! Oh, fermati! E la serra! Leo! Leo! Grandissima prova di Amrabat in tutte e due le fasi, anche in fase di interdizione. Giganteggiato oggi in mezzo al campo, giocatore italiano, grande chiusura in velocità, non è mai facile prenderlo. Sceglie il tempo perfetto del take shot. Guarda qua il vecchio cilina sulla faccia, che bello. La seconda esultanza, la solita. Compagnia di Figa, io
Calcio d'angolo per il Milan, il battuto del difensore della Fiorentina. Non so più fino all'ordine. Teo Hernandez. Tomori. Comincia da Tatarugiano. 7 minuti più recupero alla fine. Test. No. Tatarugiano. Il brividi per la prima paura. Ancora per il Serginio Dest. Problemi muscolari. Rumori, siamo attorno a 3 per il secondo tempo, tra Milan e Fiorentina, sempre fermi sui giochi di 1-1. Centrale, al fianco di Ficaio Tomori, oggi solo panchina per Cimutier. Tonali, ci pensa, ragiona, cross in aria, trova Igor Iraghi, scatto di Kwame. Calulu messo in mezzo, Terzic, buona giocata Jovic, anche lui di Calulu, proprio con la Fiorentina, attenzione! Il tiro di Terzic, la parata di Tarantano! Icone era completamente isolato, adesso il Milan ha l'occasione per ribaltare il fallo. Hernandez da Rafa Leao. Leao, il tiro ribattuto! Di tutto succedendo qua. Colossale per la Fiorentina, sono visto Icone solissimo. Verde palla, calibro. È andato 84esimo di questo secondo tempo. Si parte la Fiorentina. Rotola per terra, ma consegna comunque ad Icone. E 2 contro 5, adesso diventano 6 per il Milan. C'è un buco in mezzo, praticamente due tronconi. Vicino alle due aree di rigore, Biraghi indica la via a terza. Attenzione! Sulla corsa, la mette sul cross in aria! Ancora attento Calulu. Calulu spazza via, ma la palla c'è ancora la Fiorentina. Fuori Duncan, Amrabat. Biraghi rimane su sempre Terzic. Cross di Biraghi! Direttamente sul fondo. Dai ragazzi, dai andiamo! Non ci ha creduto Jovic perché era una gran palla quella. Qua non vedete che non è in Leao da fuori. Stato quando riparte. Arredo, altro cambio del Milan, fuori Sandro Tonali, Stefano Pioli con l'ingresso di Ante Rebic. Altro ex, entra Ante Rebic, esce Sandro Tonali. Ha giocato poco, ma ha anche segnato tanto in relazione alle partite giocate, tra i gol in 12 partite, anche il primo centro in Serie A a maggio 2014 contro il Torino per Ante Rebic con la viola. Gli è dato un 4-2-4 il Milan. Attenzione, la Fiorentina riparte contro l'85esimo di questo secondo tempo. 5 minuti di recupero alla fine di questo incontro. 4-2 rimarranno a protezione di Tatarugiano, gli altri 4 invece attaccheranno il frutti viola. Kwame, se segna destra e poi disorientato, Kwame dentro Kovic, che attaccava il primo palo, Kwame intendeva interagire con il compagno in altro modo. Sì, Fiorentina che sta buttando via qualche situazione interessante. E parte il Milan. Qualche precisione. Origi, Bennasser. Origi, Bennasser. C'è Leao largo a sinistra, adesso un pochino più interno. Rebic largo a destra. Chiaramente Shiru e Origi più centrali. Adesso hanno intercambiato posizione Leao e Origi. Rispondono. C'è lo sviluppo del Milan. Addio. Leao e Dal per Leao. Ma che nervoso per venire quella a me. Vedete il tuo ruolo con una posizione perfetta di crolla. Guarda, sono tutto menato, col scemo. Quella giocata di Leao, Amrabat. Però ancora fondamentale per le dinamiche difensive della Fiorentina. Io vi ricordo che con DAZN da oggi potete avere Gazzetta Digital Edition senza alcun costo aggiuntivo. Scoprite come attivare il vostro voucher su dazn.com/gazzetta. Ci credono i tifosi della Fiorentina. Calcio d'angolo per la viola. Dentro porta i soliti. Diciamo Igor Milenkovic, Jovic. C'è anche Kwame nell'area di porta. Tre invece fuori. Amrabat, Duncan, Nicolè. Calcio d'angolo per la Fiorentina. Direttamente con le braccia di Tarantano. Dai, Tata! Scelto Serginio. Tata! Controllo che da
non riesce. Verso Hernandez. Stranamente a destra. Verso Calulu. Il varco era a destra, poi Tataruso non ha trovato il passaggio per il compagno. Cercano una scintilla finale, Milan e Fiorentina, per chiudere il 2022 con una vittoria. Fiorentina per trovare la sesta vittoria consecutiva, il Milan per continuare a inseguire il Napoli. Bebe! A meno 8 al secondo posto, in attesa chiaramente anche di Juventus Lazio. Bravo! Stasera Franco, bella giocata. Rebbi! Vince che scende. Si rende chipato, Rebbi! Andiamo, è rimasto al centro. A scivolare su Rebic, su queste palle negli inserimenti del Dai e Vai, grande prova da parte dei due centrali della Fiorentina, parte della segnale c'è stata bravura di Giroud e Leo, per il resto hanno letto grandissimo. Franks, questi buchi maledetti. Franks, destro sinistra passata. Franks, cross! Secondo palo stava tagliando Leo. Franks non lo la palla alla Fiorentina, lo vedremo. Hernandez, saranno 4 minuti di recupero. Quattro minuti e mezzo alla fine del 2022 calcistico di Milan e Fiorentina. Amrabat, Terzic si è sganciato. Milan e Fiorentina, pericolo! Il tiro di Suameni! Chi è che ha salvato? Tomori! Tomori sulla linea! Ti salva! Mamma mia, che sofferenza! Adesso De Hernandez vuole tornare ad arrembare il Milan. Fiorentina però si è già risistemata dietro. Gran lettura, gran pensiero difensivo di Ficaio Tamburi. Della Fiorentina. Rebic, cross, tiro cross la fila di Fiorentina. Vuole questo secondo tempo prima con la scivolata, poi con questo intervento di intelligenza. Quando fa tutto giusto, tu vuoi legge che può metterla uno che se l'ha detto prima del portiere. Battuto, ma tanto un miracolo. Ma questo è bello. La volta prontissima sul secondo palo. Jonathan Ikoné, c'è stata una sorta di risveglio per questo ragazzo. Oh, non fa che il Giubilino, ciao! Ho già due gol segnati. Non è uno che segna tantissimo, però ha fatto tutto quel che doveva. È stato Tomori, però, ad avere altri piani. Terzic, controllo infelice. E palla regalata a Milan in 4 di recupero. Parto adesso. Bordo campo Milan, Davide. Per raccontarti, Riccardo, che un minuto prima dell'occasione di Conepto aveva chiesto a Teo Hernandez di rimanere basso, perché adesso Milan sta giocando con 4 attaccanti, invece il suo istinto lo portò. Autogol! Un autogol! Non ci credo! Non ho bisogno di salvo, sono all'Inter, però all'Inter c'è autogol a me! Voglio vedere, aspetta, voglio vedere! Che bello! Vabbè, ma stiamo qui, voglio capire che tirate qua, destra, bravo! Franz al cross, primo palo, Rebic scavalcato, ma chi è Rebic? Non capisco! No, l'ha toccata Rebic! Sono tutti che chiamano... Ah, 92esimo! Voglio rivederlo meglio! Autogol! Così il Milan va in vantaggio! Autogol di Milenkovic! E il Milan è in vantaggio! Ma non è attaccante! Non è attaccante! No, di sicuro, di sicuro, con le mani nostre, da Atalanta, da Atalanta, Marlon forse, perché? Sì, qua c'è la sezione di centrocampo, c'è il Cundè, ma è 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 presa Rebi, ma è presa Rebi, c'è poi la Milenko, perché... Ah, di no, si chiede, cosa c'è la fine? L'entità, cross di Franks, Ugo di Terracciano. Ah, non l'ho presa proprio, Rebi! Stavo andando a quindi da Franks è partito. Sì, è stato costruito il 2-1 del Milan, adesso vediamo preso, se verrà convalidato pure no. Non capito, aspetta. Non si è messo Franks, però, non so com'è. Si fa quasi quasi bene, per il club destro, no. Rebic su Terracciano, c'è cioè, questo da valutare. Ho detto! Pure che l'ho
quinto gol. Oh, gol, gol. Forse poi c'è il gol. Più qualche presunto il pallone. Brutto gol. Non sa più c'è. No, perché pure, pure l'Inter ha vinto il suo gol. Manca meno di un minuto alla fine di questa partita, alla fine calcisticamente parlando del 2022 del Milan. Dai, facciamo un 3-1, si dice, manca poco, però sarebbe bella un bel 3-1 last minute. Oh, il grande cross di Brands. Vito Anera, il buffone di merda, prenditelo tutto in quel posto. Ah, vabbè, ho avuto con la testa, perché anche voi con l'autogol avete vinto, ho avuto con la testa, sei. Ho avuto con il per uno, come nessuno. L'arbitro ancora non fischia qua, figlio, vuoi fischiare? Una voglia San Siro in questo momento. Attenzione, però la Fiorentina non si arrende. Calcio d'angolo per la Fiorentina, attenzione. Quando il tempo è già scaduto, ormai quasi 30 secondi. Aiuto. Calcio di d'angolo per la Fiorentina. Attenzione! Il respingo il difensore del Milan! Lo pisca l'arbitro ancora! Terracciano, addirittura esce! Arriva dentro campo, Terracciano! No, ha passato la palla dentro campo, stava Terracciano! Sta fuori, Terracciano! Oh! Io! Ready! Ai, cazzo! Ma non pischia, ma dove si è arrivato là? Ma che non fischia sto coglione? Oh, non l'ho capito! Aspetta! Rudeli esplode, però io ancora voglio vedere l'acqua alla fine! Possiamo, eh? La cosa buona è che molti vediamo anche se la fine non vince la che non vince la vita di un E arriva il triplice fischio! Milan! Parte Fiorentina, Fiorentina 1! Anche con autogol! Io se lo godo, anche con l'autogol! Simone, vero? Autogol! E chiudiamo in bellezza questo pittoresco 2022! Trionfo del Milan! Che bello! Oh, ci rivediamo l'anno prossimo! Ci rivediamo l'anno prossimo, sempre Forza Milan! Buona serata a tutti! Un bacio a tutti, buona serata, ciao!